Eccola qua, la partita contro il Bayern Monaco sta arrivando. Vale veramente una stagione, guardate la classifica, siamo a più 9 sui bavaresi, incredibile da pronosticare inizio stagione. Certo, abbiamo una super squadrona anche se sono quasi tutti stanchi e speriamo che in questi 2 giorni possano recuperare le energie giuste. D'altronde è solo la partita più importante in campionato di tutta la stagione, che cosa pretendevo, che arrivassero tutti perfetti, ma va là. In tanti, nei commenti, mi state facendo notare che vorreste, gradireste un ritorno di Marco Reus al Borussia Dortmund. In questo momento gioca al Real Madrid, l'avevo fatto vedere all'inizio carriera, e il suo valore è di 43 milioni di euro per quasi un trentenne. Mi sembra eccessivo andare a spendere quei soldi per un giocatore di questa età. Sarebbe veramente romantico un ritorno di Reus, però ragazzi, veramente non la trovo una cosa logica. Milinkovic ha ancora quel cerottino e quindi questa è la formazione che voglio far scendere in campo oggi. Ho visto di peggio, ma la difesa non mi convince tantissimo. E comunque il Bayern Monaco è una squadra scarsa, davanti non farà mai tanti gol. Sì. Harry Kane è carico, è pronto per andare a sfidare la squadra che in Germania è la regina, è la padrona. Ma lui non vuole più sottomettersi a questa cosa, vuole battere anche Lewandowski, vuole battere tutti i tedeschi del Bayern Monaco per far vedere che è venuto a giocare al Borussia Dortmund per una sola ragione, vincere. Hummels, l'ex di questa partita, ha giocato tanti anni nel Borussia Dortmund per poi approdare anche lui al Bayern Monaco. Un viaggio che hanno fatto tanti, Götze compreso, che adesso è tornato ed è diventato il nostro capitano. Wenger riconquista il pallone, attenzione perché c'è Angel Gomez che si butta dentro, grandissima palla di Sadio Mané, Angel Gomez uno contro uno col portiere, Angel Gomez prova il pallonetto, attenzione che entra! Non ci credo, nella partita più importante è entrato il pallonetto di Angel Gomez, il nostro giocatore che si sta rivelando una spina nel fianco di ogni difesa. Ma che palla di Sadio Mané, che l'abbiamo tagliata come il burro la difesa del Bayern Monaco. E poi anche il Gomez ha la freddezza di fare questo contro uno dei portieri, se non il portiere più forte al mondo, contro una delle difese, se non la difesa più forte al mondo. Hummels, Boateng, Neuer, e noi con anche il Gomez gli facciamo lo scavino, gli facciamo il pallonetto, andiamo in vantaggio, esultano tutti, 1-0 Borussia. Eccolo qua il gol che dà fiducia, eccolo qua il gol che può decidere una stagione intera. 12 seconds later. Attenzione perché ci mettono dentro e trovano immediatamente il pareggio con un giocatore che ho amato alla follia, quel numero 23, genio sregolatezza, Arturo Vidal. Una stagione da manuale del calcio, sembrava un po' il Bayern Monaco di Guardiola dei vecchi tempi. Tutto palla a terra, tutto in inserimenti, tutto di 1-2. E ci hanno tagliato a metà. Guardate, eccolo qua. Il gol da centravanti di Arturo Vidal che trova l'1-1. Con il piattone sinistro, che cosa ci posso fare? Niente. Sapevamo che non sarebbe stato facile, non dobbiamo demoralizzarci. Certo è che l'1-0 mi piaceva molto molto di più come risultato. Ma noi proviamo a ripartire ancora una volta, eccolo qua, Sadio Mané, subito dentro per Harry Kane, a cercare Angel Gomez, che dà la palla sulla corsa a Sadio Mané, ancora Sadio, lo può mettere giù! Attenzione, viene messo giù a sua volta, non c'è fallo, rimesso dal fondo. Per Harry Kane giochiamo sempre in verticale, Harry Kane fa salire il terzino, eccolo qua, è Tagliafico che la può crossare, la mette in mezzo, c'è Sadio Mané che prova ad andare a saltare. E come gioca questo Bayern Monaco adesso ragazzi, imprendibile, non ho idea di chi sia questo numero 14, non riesco a leggerlo, quindi avanzerò di farlo per fare una brutta figura, perché tanto prendo il gol del 2-1 e ci segna proprio lui, il gol dell'ex, Robert Lewandowski, che trova il 2-1 che spezza definitivamente i nostri sogni di andare in vantaggio almeno per questo primo tempo. È il 38esimo, eccolo qua, grande azione del Bayern Monaco, tutta di prima, ancora tutta una volta palla a terra, Tolisso da una gran palla e Lewandowski da lì credo che non abbia mai sbagliato in vita sua. James Rodriguez dalla bandierina, dobbiamo cercare di difenderla bene, la tiene Sadio, fa andare anche il Gomez, Arturo Vidal ancora riapre su James Rodriguez che può andare dentro, ancora da Vidal, Vidal cerca l'1-2, sempre comunque lo trovano, verticalizzazione, questa volta riusciamo a buttare via il pallone. Götze, Weigl, verticalizzazione, ancora Sadio, attenzione, c'è, eccolo qua, Harry Kane la può mettere giù, con il fisico può lottare ancora Harry Kane contro Hummels, sarà meglio, Harry Kane, sempre lui l'uragano, fuori così dal compagno, facciamola girare questa palla, ancora possesso giallo, largo per Holgate, si propone, eccolo qua che entra, Sadio Mané, e poi la crossiamo per il nostro bomber, per il nostro Harry Kane, ancora Götze, in possesso della palla, può fare il gol dell'ex da capitano del Borussia, ancora Götze, si gira bene, zona tiro per lui, la palla che si impenna, alta, ma un'azione costruita precisa, precisa come vogliamo noi.
verticalizzazione, eccolo qua, Harry Kane si appoggia, Angel Gomez si propone le mezze ali, eccolo qua Weigl che fa andare nello spazio il nostro terzino Holgate che può spingere, c'è ancora Angel Gomez che si propone, prova a portare via l'uomo, ancora Holgate che la mette sul secondo palo, sa di un male di testa, eccolo qua, il gol che pareggia i conti, il 2-2, un contropiede da manuale del calcio come direbbe Giosegno Altafini, il gol di Sadio Mané che sicuramente il colpo di testa non è il suo punto forte, ma neanche Holgate è un nostro terzino titolare, eppure si è fatto una sgroppata tutta la fascia, non riescono ad andare a prendere questo cross, la becca molto bene lui, Kimmich salta male e Neuer può solamente raccogliere il pallone dalla rete, 2-2, un risultato che ci ridà speranza. Thomas Müller porta la palla, eccolo qua, Masiel, un grande intervento su Müller, fa ripartire l'azione, c'è Weigl, break di Angel Gomez che verticalizza a cercare Harry Kane, c'è Sadio Mané da solo, spalla la porta, la protegge molto bene, fa il lavoro che dovrebbe fare Harry Kane, allora Harry Kane fa il lavoro che dovrebbe fare Sadio Mané ed entra in area e può tirare, eccolo qua Harry Kane, Neuer, c'è uscito bene. Sadio Mané, grande numero a liberarsi e poi ancora qua, manteniamo il possesso della palla, Tagliafico, verticalizzazione, cercare Harry Kane che non ha fatto gol ma ha fatto un gran lavoro e poi col tacco serve ancora Tagliafico, eccola qua, l'opportunità che può diventare oro raro, Weigl, la stoppa, il tiro, calcio d'angolo, ormai non c'è più tempo, dobbiamo solamente difenderci, dobbiamo allontanare questo pallone e allora osserviamo l'indietro a Burki, ci accontentiamo del 2-2, siamo 9 punti sopra il Bayern Monaco, cerchiamo di non far cavolate, cerchiamo di tenere il pallone qua, eccolo qua. Il fischio finale è finita, 2-2, poteva sicuramente andare meglio, ma poteva andare anche molto molto peggio, mi accontento del 2-2. Ma soprattutto, il 2018 che finisce, stiamo per entrare ufficialmente nel 2019, dove aprirà il calciomercato, dove potremo andare a comprare qualche giocatore per sostituire tutti quegli infortunati e soprattutto per coprire diverse lacune che abbiamo in rosa. E allora noi proviamo il colpo grosso, proviamo a acquistare per dire il Gallo Belotti che ci ha fatto esultare, ci ha fatto godere nella carriera col Sassuolo. Addirittura si potrebbe inserire Sané nelle contropartite, dato che è fuori per tanti mesi e quindi non sarà a nostra disposizione, la stagione è finita. Intanto proviamo per Mané. Loro però vogliono un difensore centrale, allora io sì, potrei offrirti un altro giocatore, ma non riusciremo a completare la richiesta economica. In Serie A c'è un altro attaccante che stuzzica sempre la mia fantasia, quel Patrick Schick che in questo momento è alla Roma, ma qua è ritornato alla Sampdoria. Provo a vedere se Tagliafico può essere un nome interessante per la Sampdoria, magari possono essere interessati. Loro vogliono un attaccante, ma sinceramente Harry Kane è fuori discussione e questi due non so quanto possono essere appetibili, io provo a vedere. Sì, Isaac è 44 milioni di euro, ok. E allora proviamo il colpo grosso, proviamo ad acquistare Maurizio Icardi che è andato al Liverpool e proviamo a offrire davvero il nostro giocatore infortunato, l'eroe Sané. Ma dai, ma non è vero, vogliono un attaccante, ma allora fate apposta. Io purtroppo sono questi attaccanti, sicuramente non ti darò Harry Kane, non credo proprio. Ha senso una clausola recessoria di 103 milioni di euro, mi sembra eccessiva, proviamo a trattare con Real Madrid, ma non sarà facile. Vogliono un portiere, ma chi mai potrebbe impostare uno scambio per Asensio con un portiere? Va bene, ok, ti do Burki. Quanti milioni di euro volete in più? 100? Almeno 100? 104, sì. Zidane, lo vedi questo? È quello che ti meriti. Torniamo alle origini. Torniamo a Romelu Lukaku. Ma basta, non è possibile che tutte le volte, cioè, io ti offro l'eroe Sané, ok, che non ha le ginocchia, però non puoi chiedermi dopo degli attaccanti. Trattativa terminata, non ne ho di attaccanti, non ne ho, lo volete capire? E allora proviamo ad acquistare Bernardeschi come volevamo fare a inizio campionato, cosa che ci è stata assolutamente impedita. Io però per Bernardeschi non ti vorrei offrire Sané perché costa tanto di più, proviamo con Mané. Però vogliono un centrocampista, vediamo, offriamo un altro giocatore. Beh, direi che uno tra Weigl e Daoud può essere sacrificato, addirittura Merino, proviamo a vedere se vogliono Merino. Sì, 86 milioni di euro mi sembra tantino, aspetta. Non credo che si possa completare su queste basi, mi dispiace Allegri. E allora Gabriel Jesus, per Sadio Mané, si può fare? Vogliono un terzino destro. Alla pari con Toyan, togliamo gli 81 milioni Guardiola, cosa vuoi che siano? Morata per Sadio Mané, ti prego Antonio Conte, ma vuoi un terzino sinistro sul serio? Non ti posso dare 100 milioni più Tagliafico per Morata, ma non ti darei neanche 100 milioni per Morata. Sadio Mané per Julian Draxler, ma tutti vogliono o un attaccante o un terzino sinistro, ma perché? Spiegatemi perché. Beh, non va malissimo, fino adesso non siamo riusciti a comprare nessuno. Magari Lautaro Martinez è il giocatore adatto. Potremmo provare a offrire un giocatore, una seconda linea, per scambio cartellino e poi vedere.
Per dire, Merino potrebbe essere il profilo adatto, costa 12 milioni e mezzo, vediamo se riusciamo un attimo. No, voglio un difensore centrale. Potrebbe essere il momento di offrire il nostro caro Andrea Masiello e andare a comprare un altro giocatore? Ok, interessa Masiello, ma vogliono 21 milioni. Noi dobbiamo fare una controfferta assolutamente. Allora, il valore di Lautaro è di 17. Io tiro fuori 18 più Masiello. Non puoi chiedermi più soldi. Ok, devono rifletterci. Però abbiamo aperto uno spiraglio.